Bentrovati. Oggi parliamo di filet. Chi lavora il filet sa che è una lavorazione che viene effettuata seguendo un determinato schema ed è composto da quadretti pieni e quadretti vuoti. Da qualche tempo sono stati introdotti nuovi punti che danno più movimento alle lavorazioni. Uno di questi è il punto nocciolina. Per capire come va lavorato il punto nocciolina bisogna saper leggere gli schemi e quindi di conseguenza associare i vari simboli ai punti di lavorazione. Troveremo diversi simboli per questo punto. Questo è uno di quelli, quadretto nel filet con all'interno il punto nocciolina. Un altro simbolo che rappresenta il punto nocciolina nella lavorazione del filet è questo pallino molto evidenziato in un quadretto vuoto. Sono simboli diversi perché usati da riviste diverse. La differenza sta nella lavorazione e nella chiusura del punto. Oggi io vi spiego questo con il pallino pieno. Facciamo conto che io stia seguendo questo schema. Vedete che ad un certo punto, dopo il quadretto pieno, io devo lavorare la nocciolina. Abbiamo fatto la nostra catenella iniziale e siamo nella riga di andata, quindi con il dritto del lavoro fronte a noi. Facciamo conto che tutta questa parte iniziale io l'abbia già lavorata e sono nella parte centrale che mi interessa per la spiegazione. Prima della nocciolina ho il mio quadretto pieno, quindi faccio le 3 catenelle iniziali per il primo punto alto, carico il filo, vado all'interno del primo quadretto disponibile e lavoro il mio quadretto pieno con 2 maglie alte all'interno del quadretto, una maglia alta sulla maglia alta per chiudere il quadretto. E questa è la classica lavorazione del quadretto pieno nel filet. Andiamo a lavorare adesso il punto nocciolina sul dritto del lavoro nella riga di andata. Il punto nocciolina è composto da 5 punti alti chiusi poi assieme e quindi lo lavoriamo in questo modo. Carico il filo, vado al centro del quadretto e lavoro i miei 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Per chiudere la nostra nocciolina nel giro di andata e quindi sul dritto del lavoro, sfiliamo l'uncinetto, dal davanti entriamo nella prima delle 5 maglie alte che compongono il punto, andiamo a pescare l'asola e la estraiamo da dove abbiamo inserito l'uncinetto. Da dietro, vedete? E andiamo a stringere il nostro punto. Diamo una catenella e chiudiamo il quadretto con la maglia alta sulla maglia alta successiva. Ecco qui. E questo è il nostro punto nocciolina rappresentato dal pallino evidenziato nel quadretto vuoto, perché l'altro che vi ho fatto vedere è lavorato in modo differente. Porto a termine la riga e continuiamo. Alla fine della riga, e secondo il mio schema, in questo quadretto io devo lavorare un altro punto nocciolina e lo lavoriamo allo stesso modo di prima, 5 punti alti nello spazio 1, 2, 3, 4 e 5, allungo leggermente l'asola,
sfilo l'uncinetto, vado nella prima delle 5 maglie alte che ho lavorato, dal davanti verso il dietro, vado a prendere la solina, la tiro fuori sul davanti per stringere il mio punto, do una catenella, carico il filo e vado a chiudere il quadretto con la maglia alta sulla maglia alta successiva. E secondo il mio schema io devo lavorare adesso un quadretto pieno, quindi lavoro le mie due maglie alte nel quadretto successivo, 1 e 2, e lo chiudo sulla terza delle 3 catenelle iniziali con un punto alto. E queste sono le noccioline lavorate nel giro di andata e sul dritto del lavoro. Voltando il lavoro, il mio schema prevede per 4 righe le noccioline una sopra l'altra. Quindi procedo con la lavorazione del mio schema, lavorando il punto, il quadretto pieno. Questo è solo un esempio che vi sto facendo per far vedere come chiudere le noccioline e nel giro di andata e nel giro di ritorno. Nel giro di ritorno la nocciolina la lavoriamo in questo modo: carico il filo, vado sulla catenella di chiusura della nocciolina precedente e lavoriamo i nostri 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5. Per chiuderla adesso facciamo allo stesso modo, ma invertendo la lavorazione. Quindi allungo la solina, sfilo l'uncinetto, questa volta entriamo dal dietro sulla prima delle 5 maglie alte che abbiamo lavorato e andiamo a prendere il filo, lo tiriamo fuori per chiudere la nostra nocciolina. Una catenella, carichiamo il filo e chiudiamo il nostro quadretto sulla maglia alta di chiusura del quadretto sottostante. Ecco qui. E poi continuo la lavorazione secondo il mio schema. Quello che mi premeva farvi vedere era la chiusura in andata e in ritorno del punto nocciolina. In andata la chiudiamo entrando con l'uncinetto sul davanti nella prima delle 5 maglie alte, mentre nel ritorno la chiudiamo entrando dal dietro sulla prima delle 5 maglie alte. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Quello che abbiamo lavorato adesso è il punto nocciolina nella lavorazione del filet. Questo è uno dei simboli che lo rappresenta, un quadretto vuoto con un pallino all'interno. Dell'altra variazione ne parleremo in un altro tutorial. A presto.